Radio 2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it. Perché, perché alla domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere Radio 2 Social Club? Perché, perché da Barbarossa non ci porti pure me? Zazazza, eccoci qua in compagnia del volo. Reduci da successi internazionali, avete conosciuto anche tantissimi artisti importanti, avete duettato, avete fatto un tour con Barbara Claudio Lolli. Con Claudio Lolli. Oh, attenzione, Claudio Lolli mi piace parecchio. Anche a me. Dietro avete l'ombra di Michele Torpedine, manager importante, insomma, che conosciamo. Capo, conosciamo per capo. Zucchero, per Bocelli e per tanti artisti che hanno avuto carriere internazionali. Che impressione vi fa rappresentare comunque la musica italiana nel mondo, fra Nessuna. Queste grandi star? Nessuna. Per noi comunque è un grande piacere che delle persone così appunto di grande esperienza come Michele Torpedine, da partire anche da Tony Renis e dal famoso produttore americano e ingegnere del suono Umberto Gatica. Come? Anche aver firmato... Applauso, sì. Musicisti subito, per la ruffiana, no? guarda che ruffiana. E noi siamo dei ragazzi di 19-20 anni che si ritrovano catapultati in questo mondo meraviglioso che è la musica. E noi la viviamo come un sogno ad occhi aperti, insomma, sai, è davvero incredibile. Cioè, senti, in 4 anni la vita è cambiata vertiginosamente, impressionante. Senti Gianluca, il posto più incredibile dove vi siete esibiti qual è? Quello che quando l'hai vista hai detto no. Barclays Center. L'audience si divide tra, per esempio, Stati Uniti, c'è un 40% di teenagers, di persone comunque giovani, e persone adulte. Ma in Sud America è impressionante. In Sud America l'80% sono tutte ragazze che ci aspettano fuori dagli aeroporti che strillano. Cioè, io dico, qual è il posto più incredibile dove vi siete esibiti? E lui mi parla delle ragazze, capito? Non sì. è che mi parla del teatro. A 19 anni, qua, ma certo. Io pensavo tu mi dicessi no, comunque, Madison Square Garden. Parlando seriamente, per me è stata emozionante. Oh, perché sto parlando seriamente? No. No, il posto più emozionante forse è stato al Barclays Center con Barbara Streisand. Barbara Streisand, loro hanno cantato insieme a Barbara Streisand. Quante date avete fatto con lei? 12. 12 date in giro per tutti gli States? Sì, nelle arene più importanti, a partire dall'Hollywood Bowl, al Barclays Center a Brooklyn, a New York, a Chicago, a Detroit, anche in Canada. E facevamo parte integrante del concerto, cantando due canzoni del nostro repertorio e due canzoni in duetto con lei. In duetto con lei. Sì, sì, sì. Una 20, di queste... 20.000 persone a sera, 23 al Barclays Center, cantare con la leggenda, la diva. Guardate anche le immagini nel video che documenta questi duetti tra il volo e Barbara Streisand, perché sono molto... Tanto lui canta Memories. As the moon lost her memory, she is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet. And the wind begins to mourn. Ok, continuo. Questo era un fuori programma. Senti, una delle canzoni con le quali avete duettato con Barbara Streisand è un classico, scritta proprio da Charlie Chaplin, Smile, insomma una canzone che ha fatto epoca, Charlie Chaplin, oltre, forse non tutti, proprio tutti lo sanno, anche se moltissimi lo sanno, era un grandissimo musicista, anche un appassionato di musica, oltre che un attore, grande attore. E un regista incredibile. Ma Smile con Barbara Streisand, noi adesso la ascoltiamo proprio dall'audio originale del concerto. Non so se era la sera del sì, sì. Abbiamo registrato lì, proprio quella sera. Sì. Proprio quella sera lì. Quindi siamo al Barclay. Il 24 ottobre del 2012. Ascoltiamo allora il volo e Barbara Streisand in Smile. Smile, feel your fear and sorrow. Smile, and maybe tomorrow. Dalla registrazione passiamo in the sky, you get by. If you smile, you're in sorrow. Smile, and maybe tomorrow.
ragazzi, qua è tutto veramente improvvisato. Loro sono straordinari perché appena gli dai una nota partono e sono molto generosi. Oh, un...